che giorno è oggi? È San Valentino! E sai chi ha fatto un regalo? Tu, io. Ah, ok, meno male. Ecco. Sai chi dovrà fare una caccia al tesoro per trovarlo? No, avevamo detto basta caccia al tesoro. No, non è una semplice... Non è una semplice caccia al tesoro. È una caccia al tesoro dove non ci sono indizi. Io ti dirò, acqua, fuocherello, fuochino, quando ti avvicini è fuoco. E però avrai una penalità in più. La penalità sarà questo. Quindi mi stai dicendo che se non trovo questo, cioè, che vuol dire? Non ho capito, scusami, perdonami. Dovrai fare la caccia al tesoro con questi occhiali che ti fanno vedere solo per terra. No, mi rifiuto davvero. No, non puoi rifiutarti, è impossibile, vieni. Ma dove guardi? Guarda che sono qui. Indossa i tuoi bellissimi occhiali. Ciao. Ecco, sì, sembri una tartaruga. Una lumaca, ecco, sì. Puoi iniziare la caccia al tesoro, io ti do libera uscita, cioè puoi andare dove vuoi. Io ti dirò solo acqua, fuoco, carne. Io non vedo, non ci vedo. E questa è la difficoltà, Matti. Ok. Devi colpire dritto in testa, invece no. Allora, qui c'è una valigia. Ma ti puoi immaginare... No, acqua. Acquazzone, oceano. Mi devi dare una mano. Sì, ti puoi immaginare cos'è il regalo? Secondo me è un pallone da calcio. Indovinato? Sì. Oceano. Ma io non voglio il pallone da calcio. Mamma mia. Gina, ascolta. Sì. Io non vedo dove guardo. Ma non c'è problema. Cioè, che cosa significa non vedo dove guardo? Perché ci penso. Perché mi devi fare questa cosa? Cioè, Matti, oceano. Oceano. Che dove devo andare? Là. Capisci che io, mm-hmm, io voglio una festa normale, un regalo normale, sì, e una fidanzata normale. Ma lo sai che io trovo ancora i tuoi coriandoli sparsi per la casa? Ma che ti posso fare io? Non è colpa mia. Cioè, se mi devi fare un regalo, me lo fai, me lo dai e ti ringrazio. Ok, non ringraziami dove... appena lo troverai. Bei piedi. Grazie. Qui? Fogherino. Oh, mica male il fogherino. È tipo... Cioè, io per guardare questa bottiglia devo fare così. Nei cassetti delle mutande, dei calzini. Fuoco? Mm-hmm. Fuoco? Cioè, come si dice quando sei ancora più vicino? Fogherello? No, fuocone quando sei vicino. Aspetta, mi sono tu mal di testa. Sei vecchio. Me li posso levare? Sembri al cinema. No, però dopo 5 minuti che ti inseguo senza trovare niente, sì. Vabbè, qui hai detto forse... Ah, ok. No, Matti, acqua. Non riesco neanche a guardare sotto al letto tanto con questi occhiali. Allora, fuoco, l'ultimo. Qua. Acqua, ma prima era fuoco! Pocherino era prima. Cioè, esplora i tuoi confini, apriti al mondo. Il mio pigiama sarebbe il mondo e i miei confini è la vestaglia, no? No, ti ho regalato una vestaglia però, l'hai trovato? Sì, ciao. Qua sotto... Neanche sotto al letto c'è. Allora ti dico che è grande, quindi se fosse sotto al letto tu l'avresti visto. Basta. No. Dai. Ancora un minuto, Matti, dai. Mi fa male la testa. Un po' menino. Aspetta, forse ho capito il modo per guardare sotto al letto. No, Matti, Matti, acqua, acquazzone, oceanone. Mi tsunami. Mi avevi detto fogherino. No, ho sbagliato. Allora, è di qua. E qua? No. Non è qua. Io non ce la faccio. Cosa devo fare? Devi indovinare. Allora, ti faccio un indovinello. Sì. Ci viaggi il mondo. Una valigia? Ho indovinato? No. Ma mi sto... Oh! Io non sto impazzendo. Sei tu che mi stai facendo... Vabbè, levati gli occhiali. Oh, grazie. Puoi continuare? Ci viaggi il mondo, sì. No, la caccia al tesoro. Sì, ma tu mi hai detto ci viaggi. Sì, ma non è una valigia. Ma mi avevi detto sì. No. No, io non posso fare le cose con te. Non le posso fare. Allora, qua sei un fogherino. Qua. Acquina. Le cassette qui. Pozzangherina no. Sì. Sotto al letto. Tu non mi vuoi guardare sotto al letto perché in realtà è sotto al letto. No, lì c'è l'oceano sotto al letto. È sotto al letto. C'è l'oceano. Puoi indovinare subito. Va bene, dai. Vediamo se lo trovi. Guarda se lo trovi.
Controlliamo e vado sotto. C'è un pacco. C'è un pacco. Però prima di aprirlo dovrai superare una prova di forza. Riuscire a prendere sto pacco, sì, è una grande prova di forza. Dai. Ok, andiamo in cucina. No, lo apro. No, no, ma ti... Non volevo aprire. No, in cucina. Io ti farò ora tre domande. Ok. Ok, sì. Allora. Ma hai incartato male questo pacco. Ma sì, ascolta, quello del negozio non era capace. Ma non è vero, questo l'hai incartato te. No, no, non è vero, è impossibile, non hai le prove. Comunque, allora, prima domanda. Sì. A che ore sono nata? Alle 11 di sera. No, alle 20:30. Vabbè, di sera l'avevo indovinato, però dai. Ok. Ok, la allora, prima è giusta. No, poi... ma è sbagliata. Allora, calcola di indovinare almeno 2 su 3. Ok. Ok. Quindi non ne posso sbagliare più. Ok, vai. Ok, allora. Qual è. Matti? Stai prendendo il pacco? No. Ecco. Qual era il mio colore preferito da piccola? Giallo. Nero. Era una bambina molto buia. Che tristezza. Sì. Mamma mia. Ok. Quindi ho già perso praticamente. Vabbè, però... dai, l'ultima, se indovina questa te lo faccio aprire. Solo grazie, perché amore. Ti voglio bene. Grazie. Mi vuoi bene, non sì. mi ami? No, no, ti voglio bene. Vabbè. Benino, insomma. Ok, non, basta non che esagerare. Mi dai il regalo. Ok. Con cosa giocavo da piccola? Ti do un indizio. Assomigliano alle bambole. Nino. Bratz? Sì! E non me te l'ho detto io! Ah, ne ho indovinata una, vedi che bello! Questa sì che è una sfida vera! Questa ora, sì che è Europa! Come spiegami? Perché? Allora, perché te l'ho detto, quello del negozio non era capace, Matti! Quello ora... del negozio... ora puoi aprire! E come si apre? E io non lo so come si apre! Lo posso lanciare in aria? No. Quindi è una cosa... tecnologica, fragile. Sì. È un iPad. Non lo voglio l'iPad. Tu vuoi l'iPad? No. Tu mi hai regalato un iPad. Col cavolo. Allora. Lo strappa. Strappa. Ho paura di guarda, questo regalo. Guardami in faccia però. Ok. Perché se non capisci subito. Ok. Secondo te cos'è? È un paio di scarpe. Perché l'hai preso da un sito che vende scarpe, quindi... No, non vende scarpe, sì. Non vende scarpe. Vabbè, apro. Dai, voglio guardare in basso, Nina. È una scatola nera. C'è una scritta bianca. No, 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 Nina. Ah, è al contrario. È un paio di scarpe davvero. Hai indovinato. Mi hai regalato delle scarpe? Ma perché mi hai regalato delle perché scarpe? Perché questo poco entusiasmo? Perché non pensavo... Oh, che... ogni volta che gli faccio i regali, ogni volta... Wow! Mi piacciono davvero stavolta, mi piace! Queste erano le scarpe che avevo visto a quel negozio quando siamo andati in vacanza. Grazie, amore. Non so se è contento o no. No, sono contento davvero stavolta. Tu sei un pazzacchio. No, quando mi hai regalato quella macchina telecomandata non ero contento. Ma queste mi piacciono davvero. Fighe. Ecco perché l'altra volta mi hai detto quelle scarpe sono diventate vecchie. Me l'ha detto perché me l'aveva già comprato il regalo. Ma c'è neanche un'altra? No. Sì che c'è. No. La vuoi te? Facciamone una se vuoi. No. Ma provatele. Che numero hai preso? È il tuo. No, è il tuo. Mi sembrano un po' grandi, no, però. No. Le ho controllate le due. Allora me le provo, ci vediamo tra poco. Ragazzi, se le hai messe. Cioè, una se le hai messe. Ti stanno grandi? Sì. No, è impossibile, Matti. E mi hai strappato. Io le cose che mi regalano non le cambio, quindi non cambio neanche la grandezza. Vabbè. Della cioè, vita. Ma non è... sì, è un po' così, vabbè. Vabbè, perché è più comodo. Guarda che figo qua, riflette. Wow. Qua, davvero riflette? Sì, cioè guardalo, nella fotocamera non si vede, però... Wow, vedi? No. Guardalo qua.
Ah, ah, figo, e non capivo, non capivo. È stupido. Sono molto carine. Vediamo che scarponi, Cla. Hai visto? No? Sì, molto. Anche a me. Che poi praticamente sono lo stesso modello di quelle che avevi, solo quelle nuove. Certo, ci dobbiamo evolvere. Infatti le tue erano brutte. Ma che vuol dire, scusa, scusa? Erano bruttine. No, ora ve le faccio vedere. Non erano brutte, che si sono rovinate un po'. Non erano. Sono molto più belle. Devo solo aggiustare un po' i lacci. Sì, non sei capace. Grazie del regalo, Nina. Prego. Mi è piaciuto tanto. Meno male. Allora manca il mio regalo, no? Manca il mio regalo. È il mio regalo, devo... Oggi è San Valentino. Il mio regalo, devo... Sì? San Valentino. Tino San Valentino. Così me lo dici? Regalo okay. A San Valentino. Va bene, ok ragazzi, va bene. Seguiteci su Instagram, Nino e Mattia Official, e guardate le nostre felpe, perché Mattia non mi ha fatto il regalo. E guardate le nostre nuove scarpe di Nino. No, ancora non esistono. Sono le tue. Ciao.